Yolanda Ritz. Everyone, rieccomi tornata con un nuovo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato questa vostra giornata? Spero bene. Allora ragazzi, sono tornata con un nuovo video top o flop, quindi cash or trash. Oggi andiamo a provare insieme questa macchina del gelato comprata direttamente da Amazon America, creata da Karina Garcia. Ma prima di iniziare questo video, pollice in su, mi raccomando, iscrivetevi ed attivate la campanella, sostenetemi ragazzi, perché YouTube è cattivello, quindi se vi iscrivete vedete tutti i giorni i miei video. In più visitate il mio sito, che è www.yolandaswitz.it, perché ovviamente venerdì ci saranno i miei nuovi slime. Fatemi sapere se mangereste questa cosa, sì o no, scrivetelo giù nei commenti. Allora, la scatola è molto molto carina, c'è lei in copertina, è tutta rosa, è molto accattivante. Io la bramavo da un anno, questa, da quando è uscita. Poi l'hanno messa in offerta, ho visto su Amazon e l'ho comprata. Amazon America fortunatamente non mi fa pagare la dogana. Make super cool ice cream roll, praticamente è un coso che si ghiaccia per fare gli ice cream roll, quindi zzz, quei cosi che vanno di moda molto in Giappone. Ci serve della panna e varie decorazioni, cioè gli sprinkles, le fragoline per fare il gelato alla fragola e tipo gli Oreo per fare il gelato all'Oreo. Noi facciamo varie prove, ma vediamo cosa ci serve. Io credo che lo dobbiamo far ghiacciare in congelatore. Non l'ho ancora aperto, ora lo apro con voi. Vediamo, questo aggeggio sarà top o sarà flop? Boom! Lo scopriremo adesso. Allora, praticamente, sì ragazzi, questo si deve congelare. Io lo sapevo, ma io lo sapevo! Lo sapevo! Ma io preferisco attaccare la presa e farlo direttamente. Allora, però c'è il cucchiaino. Che bello, ok, almeno questo. Allora, ecco qua. Cosa troviamo dentro questo coso per fare il gelato? Vabbè, a parte Karina Garcia in grande, abbiamo le istruzioni, abbiamo due spatole, perché poi cosa dobbiamo fare noi ragazzi? Una volta che questo aggeggio si è ghiacciato, io adesso lo devo mettere in congelatore per almeno 2-3 ore, me sa, almeno credo, questo serve per fare proprio sdang il roll, e poi c'è una cannuccia, credo, con un cucchiaio, questa è molto carina. Questo è quello che ci esce dall'interno di questa cosa. Poi per il resto dovete usare tutti i vostri ingredienti. Ma adesso raga, lo devo andare a congelare. Ok ragazzi, allora si è ghiacciata la mia gelatina molto molto bene. Adesso la cosa da fare è questa: aprire la panna e vedere se funziona. Allora prendiamo lo scatolo di Karina Garcia e vediamo i vari procedimenti da fare. Allora io ho preso questa panna qua, in realtà l'ho presa solamente per fare la prova, cioè solamente per vedere se davvero funziona. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo tagliare le fragole a pezzi. 2 cucchiai di panna, cioè facciamo così e mettiamo le fragole. Oddio ragazzi, facciamo tutto in fretta, ho paura. Allora vai, 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 vai. Allora poi dobbiamo taglia così? Sì! Ok, dobbiamo schiacciare tutto ed amalgamare con la panna. Poi devo fare tipo una palla, non so cosa, come deve... Oddio! Oddio, quasi sta ghiacciando, ragazzi. Oh! Che figo, allora lo metto tutto quanto in un solo punto. Sì, dobbiamo aspettare che si raffreddi a few minutes later. Dobbiamo aspettare che diventi praticamente un po'... Guardate qua. Raga, sì, questo diventa assolutamente gelato. Perché ovviamente la gelatina, che è fredda, essendo questa parte qua ghiaccio, allora diventa subito gelato. Oh mamma mia, vediamo. Oddio, ma funziona! Oh mio Dio! Intanto per la prossima prova mi sono fatta portare anche il latte, perché in una ricetta c'è anche il latte. Allora, ho aspettato 5 minuti. Vediamo un pochettino. Ma come? Raga, è pure ghiacciato! Ma come, ci sono rimasto malissimo? No, raga, guardate. Cioè, nel senso, è... Oddio! È gelato, perché comunque è venuto gelato, ma non è venuto come quello della foto di Karina Garcia. Però
Si è solidificato, devo dire. Si sta facendo, ve lo giuro che si sta facendo già caldo. Ma com'è possibile una cosa del genere? Qua è venuto però gelato, vedete? Quindi, diciamo che riesce. Però, sapete cosa? Bisogna toglierlo subito. Cioè, guardate, bisogna usarla subito la gelatina. Oppure shakerarla per far attivare il ghiaccio. Perché infatti adesso è bella fredda fredda, quindi shakeriamo, vediamo. Sentite? Oddio, shakeriamo e mettiamo il latte e la panna insieme. Là c'era scritto così, ragazzi, eh. Allora, poi vado ad aprire i miei biscotti. Ne vado a mettere due rotti dentro e vado a schiacciare. Ok, allora, queste spatole praticamente bisogna fare in questo modo, rompere il gelato, rompere i biscotti e anche in questo caso dobbiamo aspettare. Il sapore è buono. Allora, nel frattempo vado a shakerare un po', così attivo il liquido per far gelare tutto, perché sentite? È come se... aspettate, stava funzionando! È come se questa macchinetta per il gelato si sciogliesse subito. Questa cosa non mi piace molto, vi devo dire la verità. Perché se deve essere fredda, deve essere fredda sempre. Però ragazzi, intanto vedo che qualcosa sta funzionando, shakerandola, eh. Shakerò e giro. Che poi è pesante sta cosa, eh. Vediamo. Ragazzi, sì, si è solidificato. Io faccio questo procedimento qua. Ok ragazzi, attenzione, dopo 5 minuti di shakeraggio. Ah, oddio! Oh mio Dio, ragazzi! Oddio, è uscito gelato! Cioè, non ci posso... oh mio Dio, è gelato! Oddio! No, vabbè, raga! Ok, questo è decisamente riuscito! Guardate! È gelato! No, vabbè! È uscito gelato, ragazzi! Cioè, che poi chiamarlo gelato è tutto dire, però almeno è uscito qualcosa! Guardate, è morbido morbido, proprio come la consistenza del gelato! No, vabbè! Di cosa stiamo parlando? Ok, questo è riuscito bene! Forse ero io che non avevo capito la tecnica dello shakeraggio della macchinetta, però devo dire che questo gelato qua con gli Oreo, voto 10, anche se dovevano venire tipo i rotolini di gelato, però per il resto è buono. È veramente super top, perché metti il latte, metti la panna, metti la frutta dentro e viene super top. Ci vado a mettere due sprinkles. Ragazzi, guardate qua che meraviglia, questo è il gelato che è uscito con la macchinetta di gelatiera di Carina Garcia istantanea. Io sono veramente scioccata da questa cosa, ve lo giuro, non credevo funzionasse. Beh, almeno quest'estate so come fare i gelati, che meraviglia. Ok, niente, io sono contenta che almeno abbia funzionato. Non gli avevo dato un euro, ve lo giuro. Credevo non funzionasse visto la mal riuscita di quello di prima. Invece questo devo dire che ha funzionato molto bene. Cosa ne dite di questa gelatiera di Carina Garcia? Fatemelo sapere ovviamente giù nei commenti. Grazie mille a tutti per aver visto questo video. Spero che vi sia piaciuto, intrattenuto e strappato un sorriso come sempre. Vi voglio bene. Un bacione, un abbraccio forte. E noi come sempre ci vediamo domani alle 14:30 con un nuovo video. Bye!